Vi faccio vedere qualcosa che fa ridere intenzionalmente, perché Daniele fa ridere ma non lo sa. Mentre voglio far vedere un RVM di un personaggio per il quale far ridere è proprio non solo un mestiere, ma una missione, una vocazione. Guardiamo queste immagini, queste sono le immagini di un clown molto divertente che fa un numero con degli ombrelli, un numero che fra l'altro è famoso, che... Ecco, vedete, gli rubano l'ombrello e lui ne ha sempre un altro di scorta. Una gag che è divertente, i bambini si divertono moltissimo a vederlo tirare fuori tanti ombrelli uno dopo l'altro. La cosa più buffa è che quel clown che abbiamo visto è un clown, ma è anche un sacerdote. È infatti Don Luciano Cantini, che oltre a fare il clown è il, come possiamo dire, il... consigliere spirituale del mondo del circo. Del mondo del circo, quindi lui lavora proprio nel circo e fa sorridere i bambini, ma aiuta anche poi gli adulti quando hanno qualche problema spirituale. Allora, a lei hanno preparato però questa sedia davanti allo specchio, perché un clown diventa tale solo nel momento in cui si trucca. Lei ha un trucco, ogni clown poi ha il suo. C'ha il suo. C'ho il mio, ma faccio vedere anche qualche cosa. Allora, sai, mentre cominciamo a chiacchierare, si accomoda. Io mi siedo e mentre parliamo comincia a truccarsi. Allora, diciamo subito intanto che Don Luciano ha un nome d'arte. Eh sì, me l'hanno appiccicato, devo dire la verità, è Pompelmo, ma il motivo è ovvio. Chi l'ha appiccicato è Arcangelo Busnelli, che si fa chiamare Banana, ma perché è secco. E allora, insomma, si faceva insieme, era un bel vedere, insomma. Un bel divertirsi. Ecco, Don Luciano, si trucchi pure intanto, io non sì, la voglio... Non la voglio distrarre. Qui c'è una serie di nasi, di cose. Beh, certo, tutto allora, poi dopo, necessario. C'è anche la stola che utilizzo per le celebrazioni in... Ecco, lei lavora con un circo in particolare? No. Io sono stato per 5 anni direttore nazionale della pastorale del Circo del Luna Park, quindi ho viaggiato per tutta Italia, 60-70 mila chilometri l'anno per girare... La maggior parte dei circhi italiani, conosco tutti i 130. Quindi lei ha lavorato e ha esercitato il suo... Il clown l'ho fatto solo in alcuni, dove sono più amico, dove ho più possibilità, ma il circo l'ho girato tutto, ho fatto matrimoni, battesimi, un battesimo nel nipote di Moira Orfei nella gabbia delle tigri. Insomma, cioè lei è entrato, io entrato gabbia... dentro la gabbia delle tigri, sì, insieme al bambino da battezzare, certo. Però la tigre, dovendo scegliere fra lei e il bambino, mangiava lei, insomma. Avrebbe preferito il bambino più tenero, ma non... più tenero. Ma... È il problema è che gli animali sono gli animali, bisogna aver paura degli uomini, non degli animali. Gli animali sono esseri che sono splendidi. Basta farci amicizia, avere quel senso di relazione umana. Nel circo nascono e vivono insieme agli animali, per cui hanno un rapporto unico che purtroppo la gente altra non capisce, non intende, quindi li considera nemici degli animali, cosa che non è assolutamente vero. Potrei raccontarne un sacco di episodi. Nessuno tratterebbe male qualcuno con cui deve lavorare. Sì, ma lei se lo immaginerebbe di prendere il caffè con un serpente arrotolato sulle gambe in casa? No, ecco. Io al massimo lo prendo con Marcello, che insomma non è proprio... Non è un serpente, ma... No, assolutamente. Senta, Don Luciano, quindi diciamo che nei circhi italiani, quando c'è qualcosa che riguarda la missione sacerdotale, un matrimonio, un battesimo, chiamano lei. Eh sì, ho fatto uno mercoledì scorso. E quindi lei arriva e fa la messa, e in genere dove la fa? Dentro il circo, dentro il sciabito? No, non tutto. Allora, matrimoni in genere preferiscono che si faccia in chiesa, questo perché è tutto. Mentre invece i battesimi in modo particolare si fanno ben volentieri dentro il circo, perché il tendone del circo ha una sua sacralità in fondo, no? Non è soltanto il luogo del lavoro, non è soltanto il luogo dell'incontro, ma è qualcosa di vivace, di vero, no? È un luogo affascinante. Una volta è stata anche trasmessa la messa dalla televisione, da uno dei circhi, proprio perché il circo ha un suo...
un suo fascino. Beh, come no, ha una grande atmosfera, cioè, all'interno del circo, e vedo che poi a queste celebrazioni partecipano tutti gli artisti. C'è tutti sempre gli artisti, una bella... sì, certo. Ma l'interessante artisti è che essendo di tutto il mondo, magari avranno anche confessioni religiose diverse. Ma non so, per esempio, gli operai, la maggior parte sono Sikh, quelli, no, e vengono, partecipano, ci stanno, perché... Poi sono ortodossi tutti quelli che vengono dall'est. Di tutte le religioni, di tutte le razze, perché il circo è molto accogliente, e quindi quello che è di uno è di tutti, e allora si condivide, si impara a convivere. Io credo che il circo sia una grande palestra di umanità. Come no? Io ho capito che lei è l'uomo innamorato. È difficile che l'uomo riesca a convivere con gli altri esseri, e lì si vive insieme, musulmani, cristiani, senza problemi. Io ho capito che lei, come tutti, la maggior parte di quelli che lavorano nel circo, è innamorato del circo, è proprio, c'è la febbre del circo, quella che non ci si leva più di dosso. Però lei non è nato nel circo. No. In genere chi ha questa passione nasce all'interno, è figlio di artisti del circo, nato là. Lei no, non nasce come prete circense. No, come è arrivato a quello? Ma è difficile poterlo dire, perché ognuno ha una storia. Le storie si possono raccontare, perché non si riescono a capire. Se guardo, a un certo punto c'è stato un incontro con Don Franco Baroni, che mi ha permesso di entrare dentro il mondo del circo. Era il Circo Medrano all'epoca, e mi ha lasciato lì in mezzo ai bambini a preparare la prima comunione, e ho cominciato. Don Franco Baroni era il cappellano nazionale del circo, era all'epoca. Proprio il rappresentante, diciamo, ufficiale della Chiesa all'interno del circo. A Lucca, perché lui era di Lucca, la piazza dove ora monta il circo è dedicata proprio a lui. Hanno mantenuto ricordo. E quindi Don Baroni ha poi ceduto a lei questo testimone, diciamo. Esatto, è quello che ho ricevuto da lui, è stato proprio questo piacere, questa voglia, questa passione. Ecco, però un conto è fare il sacerdote, sì, nel circo, un conto è fare il clown. Quelle sono due passioni diverse, insomma, sì, certo, diciamo, che si sommano. La passione per fare il clown quando è venuta? Ma è venuta quando mi sono ritrovato in un circo che le cose le stavano andando abbastanza male. Allora loro avevano un gioco semplice, facevano finta di cavar via un dente a un operaio che veniva nel momento. Sapendo della cosa, io ho preso il fazzoletto di tasca, me lo sono messo alla faccia, hanno cominciato a urlare oi 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 oi, e mi hanno tolto il dente a me, mi hanno fatto finta. E questo li ha parecchio divertiti. Capendo questo, piano piano sono entrato nel discorso. E quindi sono divertiti loro, si è divertito lei, e ha detto quasi quasi comincio una carriera. E le gag, diciamo, le gag che lei fa, tipo quella che abbiamo visto nel filmato prima, quella degli ombrelli, sì, che è molto carina, no? Una serie infinita di ombrelli che escono... Perché la gente viene quella in chiesa. L'ha inventata lei? Sì, sì, in circo non si inventa nulla, si trasformano le cose, no? Quindi c'è quello che ha tanti cappelli, ne toglie uno e ne mette un altro, quello che ha tante giacche o tante gilet, e a me in chiesa succedeva spesso che le persone... venivano con la pioggia, tornavano via col sole e lasciavano l'ombrello lì. Quindi ho fatto incetta di ombrelli, e così è nata l'idea di tirar fuori da addosso tutta una serie di ombrelli che la gente lasciava lì. Ecco, io non vorrei disturbarla mentre no, si no, trucca, no, 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 perché vedo che ci mette più di una moglie a truccare, sì, perché è un trucco complicato quello che fa lei. Però vorrei ricordare, mentre lei si trucca, che Don Luciano ha partecipato anche a manifestazioni importanti, fra cui il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Sì, Monte Carlo, non come artista, ma il lunedì al Festival del Circo c'è un momento di preghiera con tutti gli artisti, con il Vescovo di Monte Carlo e tantissima gente, il principe. Io ho fatto per un paio di volte, ho fatto una specie di meditazione mimata, truccato e vestito da clown. Ah, però vestito col suo vestito, sì, da, sì, lavoro, sì, diciamo. Sì, sì, sì. È una cosa bella. Quindi non si è esibito davanti al principe? C'era il principe, certo. Facendo questa cosa, sì, qua, sì, 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 non principe. Gli ha fatto il numero degli ombrelli? No. Era sul discorso sulla pace, che ho giocato con un grande mappamonto che si rompeva, si gonfiava, insomma, ho inventato una cosa così. Insomma, diciamo che lei ormai il circo ce l'ha nel sangue e ovviamente non pensa di smettere, ma diciamo soprattutto che gli artisti del circo ormai non fanno più, non si sposano, non nascono
forse non muoiono nemmeno se non c'è lei. Beh, ora non esageriamo, ma non so. Perché lei è il loro parroco, pensate, è come fosse il parroco di tutti i circhi d'Italia. È un bel lavoro, straordinario, perché ha tantissime persone da assistere, ed è straordinario anche che poi impieghi il suo talento, al di là della missione pastorale, che impieghi il suo talento per far ridere i bambini soprattutto, no? Che sono... Allora, cosa manca? Il naso? Eh sì, io vabbè, ho portato un po'. Abbiamo un minuto ancora per arrivare al gran finale, vai. Tanto per... Sì, sì, basta mettere il naso. Questo se lo può. Il cappello, questo metto io, certo. Vabbè, la tengo compagnia. Sta bene. Bene. La differenza è minima del resto. Ecco. Ecco, Don Luciano che mette il cravattino, il cappello ce l'ha, la giacca è dietro di lui. Ecco fatto, e lo vediamo vestito da clown, un sacerdote bravissimo che fa divertire grandi e piccini, ma che non dimentica di essere un sacerdote. Qui è raccolta la mia testimonianza. Ah, grazie, questo è il suo libro, è vero, Pompelmo e il circo e Don Luciano. E c'è tutto il racconto della sua storia, lo leggerò con molto piacere. Tanti auguri e tanti complimenti a Don Luciano Cantini. Io resto così, tanto. C'è il ballo.